Vivo Bappotti! Giulia! Thank you.
Noi stiamo uscendo, ma io lascio un messaggio a mio marito. Lavami, Vita. Cavolo. Così? Ok. Ho sistemato Bibi in macchina, scusate, ma ho una chewing gum. Adesso noi usciamo, che stiamo andando. Andiamo da Primark. Volevamo già andarci un paio di settimane fa. Poi abbiamo detto vabbè, temporeggiamo, sempre per la questione vestitini di carnevale, perché ormai siamo agli sgoccioli. Anzi, purtroppo, nonostante io ci avessi pensato, cioè ci ho pensato ma non ho agito, adesso i vestiti di carnevale su Amazon, siccome la maggior parte vengono tutti, diciamo, dalla Cina, non arrivano in tempo perché arrivano dopo marzo. Aspettate, chiudo. Aiuto. Ok. Vediamo se troviamo qualcosa lì, ci facciamo un giretto. Poi c'è pure un supermercato che è il Kaufland, che ha tante cose, è abbastanza grande, ha tante cose. Anzi, un paio di anni fa i vestiti di carnevale li trovammo lì, ci siamo vestiti tutti da pirati. Volevo fare anche quest'anno, vestirci tutti quanti insieme, ma difficile, perché giustamente i bambini vogliono vestirsi quello che vogliono loro, perché io volevo fare la fiaba di Biancaneve. Ciao! Volevo Giulietta e Biancaneve, io la matrigna, nel caso Daniele il principe e i bimbi, i sette nani, che poi sarebbero stati soltanto due, però Enea vuole spade, non so cos'altro, ho detto vuoi fare il principe, però non l'ha convinto, non lo so, al limite faremo solo io e Giulietta in coppia. Tu da cosa ti vuoi vestire a carnevale? Che vestito vuoi? Cosa? Da pirata. pirata? Ti sei già Sì. vestito da pirata? No, ma domani non mi sono vestita da pirata. Domani. Domani. No. Ah, beh, no, tu ti sei vestito da pappagallo, veramente. Non da pirata. Ma mi avevi detto che ti volevi vestire da mela. Va bene, faccio accomodare questo bimbo il suo sediolino. Aspettiamo che arrivino anche gli altri due. E ci vediamo da Primark. Facciamo un giretto insieme, vediamo che cosa c'è di bello o non bello. Speriamo di non uscire molto alleggeriti perché quello è il luogo della perdizione. Col fatto che ci sono tante sciocchezzuole, vorrei dire. Però non posso, che costano poco, però 2 euro qua, 3,99 euro di là, 1,50 euro di qui, 7 euro di là, 100 euro prendono il volo sempre, perciò speriamo di andarci tranquilli. Basta, dai. Comunque ci vediamo da Primark, se riusciamo ad arrivarci, perché sono già le 4, non è molto, è abbastanza, già abbastanza tardino, però bello perché vedo che le giornate stanno iniziando ad allungarsi, già intorno alle 5 e mezza adesso inizia a fare buio, poi dipende ovviamente se è una bella giornata o no, però bello, dai, già si respira aria di primavera volendo. Siamo ottimisti, no positivi, ottimisti. Il mio aiutante. Bravo, porta. Andiamo, andiamo. Vai avanti, bravo, vai avanti.
che fai? Così se mi dai una padellata mi resta la forma di Mickey Mouse. Non è una cattiva idea. Quando mi fai arrabbiare. Mi rimane qui l'immagine di Mickey, così mi ricordo perché mi ha dato la padellata. Vedi, non è male. Evviva, evviva. Ti piace qualcosa, Nea? Tu vai, ce l'abbiamo questo da pirata. Ma questo è il tono di pirata. Guarda. Hai ragione. Finalmente, mamma. Aiuto. Allora, non sei piccola, non può essere. Allora, no, non mi leccare, non mi leccare, che non mi piace. Allora, capiamo una cosa. Tu vuoi stare in braccio, lo è, ma non ti pare. Non possiamo stare così. Lo capisci? Ninna nanna e ninna oh. Beh. Scendi. Scendi per favore. Scendi per favore. Vai, mettiti di là. Mettiti. No, vai così, no, aspetta, no, aspetta, vai così, ok. Dai, vai, siediti qua, mettiti seduta, seduta. Brava, seduta. È passato un paio di giorni, non uno, ma un paio di giorni. Mi dispiace che, vabbè, sono nella stanza dei bambini. No, ti prego, vai via. Vai via. Allora, sono nella stanza dei bambini. Ecco, allora, piccola parentesi nelle parentesi. Wendy, tutto da sola, ha imparato ad aprire le porte. Potete immaginare che cosa vuol dire questo? Io mi sono chiusa la porta perché sono nella stanza dei bambini, perché di là ci sono loro che guardano i cartoni. Nella camera da letto c'è Giulietta che dorme, la camera di Giulietta è un po' più buia, l'unico posto era questo, solo che chiudo la porta, ma la apre. Io non so come devo fare, sì, fa tutto lei, fa tutto lei. Vabbè, io ci riprovo, provo a chiudere perché sento la TV. Aspetta tu. Allora, vediamo se riusciamo. Sono qui per fare due chiacchiere. Così, niente, ci passiamo un po' il tempo, anche perché oggi il tempo qui è una schifezza. C'è molto vento ed è tutto coperto. Neanche uscire a fare una passeggiata, niente. Comunque, com'è andata la vostra settimana? La mia è stata un inferno. vabbè, niente. Ok, è tornata. Wendy! La mia è stato un inferno, per modo di dire. Sapete che ho avuto i bimbi a casa dall'asilo, per le solite storie di quarantene e cose varie. Sarebbero potuti rientrare già giovedì, facendo il tampone, ma ho deciso di non mandarli, più che altro per vedere,
non fate caso, non fate finta che ci sono solo io per vedere com'è la situazione, perché qui, ora non so in Italia, perché magari funziona così anche in Italia, non ho idea, però io vi dico come funziona qui. Anche se l'asilo è chiuso per quarantena, vengono dati comunque l'assistenza a quegli genitori che lavorano e non hanno dove portare i bambini. Quindi comunque l'asilo rimane aperto per queste famiglie. Solo che questo poi significa che ad un positivo poi se ne aggiunge un altro, che se ne aggiunge un altro, quindi un po' un cane che si morde la coda. Quindi per questo volevo chiamare, vediamo com'è la situazione, se anche le maestre sono rientrate, perché anche le maestre ce n'erano un paio che erano a casa. E così andiamo, facciamo il tampone e li rispedisco all'asilo, via di volata. Però a parte questo, niente, per il resto nulla, nulla di che. Come avete visto, siamo andati da Primark cioè, lo scopo era i costumi che non abbiamo trovato, ahimè, abbiamo trovato qualcuno, ma a parte brutti, ma anche le misure tutte grandi, bambini dai 7 anni in su, per Giulia proprio niente di niente, però oggi ho fatto una piccola ricerca e credo di averlo trovato per Giulia, vediamo. E basta, niente, questo è. Vi faccio vedere le cose che abbiamo preso. In realtà, è stato tutto quanto per Giulia principalmente, perché vabbè, bambine avevo già preso l'altra volta, che vi ho fatto anche vedere. Giulia però in neanche 20 giorni dalla taglia 74 è passata all'80, quindi ha i pantaloni che le vanno corti, vabbè, si sa che queste cose durano il tempo di niente ed è per questo che ho preferito anche prenderli dai Primark, visto che sono molto più bassi i prezzi, durano quel che durano. E stop questo, quindi vi faccio vedere prima una cosa che ho preso io che non c'entra con Primark perché l'ho presa da un'altra, l'ho presa in un supermercato, c'erano le felpe, ho preso questa 20 euro della Puma, aspettate, questa, allora questa qui c'era anche nera, che avrei preferito, poi ho pensato che io ho un cane biondo e che anche solo vederlo, ti arrivano i peli addosso. Ho detto no, meglio di no. L'ho presa rosa così occhio non vede e cuore non duole. L'ho presa così per la primavera. Ecco così, i leggings, le scarpe quelle nuove della fila, metto questo e sono a posto, un outfit al bacio. Penso che sì, alla fine solo questa è stata i miei acquisti così. Di sfuggita, vi faccio però vedere le altre cose. Non vi faccio vedere tutto perché, sennò, anche se non è molta roba, però faccio vedere così qualcosina. Questa volta ho preso anche cosina, non solo di vestiti, però magari vi faccio vedere prima. Sì, vabbè, faccio vedere prima i vestiti. Vabbè, una cosa proprio fuori tempo, perché si pensa sempre avanti, ma a 3,50 euro ho preso il costume da bagno. Allora, c'è scritto sorride, sii felice, non so se si vede perché c'è il contro, c'è il riflesso della finestra, 12-18 mesi, pensiamo già al mare, quest'anno voglio andare al mare, ecco, quindi già ne ho preso uno, ce n'erano belli, tra cui uno con paperina, ma era fatto malissimo e l'ho lasciato là. Poi, nuovo giro qui di bavaglini, così sostituisco quelli ormai che hanno perso qui la chiusura, che non si smacchiano più bene. Quindi questi semplici e questi qua invece sotto plastificati. Quindi ne ho presi altri due. Poi un paio di leggings, questi con qua i volant. Sul sederino, questi pagati 5 euro. Eccoli qua. Poi a 11, se non ricordo male, sì, a 11
diciamo una tuta, un completo, pantalone e felpa con una mini retro. Poi sempre completo questo invece a 11 con il qui con il coniglietto, sì, si aprono, e con il pantalone rosa dietro, sempre questo è Pasquale, un completino Pasquale. Poi 4 euro una felpa, questa. Sempre, no, questi 4,52 leggings. Chissà se mi guarda, mi vede qualcuno. No, non c'è nessuno alle finestre, ma io così. Allora, dicevo 4,50 euro e due leggings. E poi questa più bon ton, bellina con il collo qui. Bella, basta. 7 euro. E poi ultima cosa, una magliettina a 2,30 euro. Più che altro perché mi piaceva la scritta, c'è scritto ti amo fino alla luna e ritorno e ancora. Quindi questa. E basta, queste sono state le cose di abbigliamento. Poi vi faccio vedere invece le cose che non c'entrano niente o quasi. Dico quasi perché ho preso 2,50 queste qui, le gruccette per i vestitini, perché quelle che ho ne avevo due, ne avevo tre o quattro. Così le ho prese. Non so perché quelle rosa costavano di più, cioè le stesse, boh, vabbè. Comunque 2,50. Poi ai bimbi sono uguali, sì. Mio Dio, mi era preso un colpo che non erano uguali, poi chi li sentiva? Niente, due spazzolini dei Paw Patrol a 2,40 euro. Allora, questi qua dovrebbero illuminarsi, aspettate, vediamo. ok, ce l'ho fatta. Ecco, così possono lavarsi i denti con la disco music. A posto, ormai siamo in fissa con i Paw Patrol. Qui è tutto, qualsiasi cosa è tutto Paw Patrol. Poi praticamente l'altra volta ha visto mio nipote con un giochino, con il cubo di Rubik si chiama, vabbè, quello, tra l'altro bravissimo, forse in un minuto e mezzo lo ha risolto tutto, io sconvolta. L'altro giorno niente, ho visto Enea, non so cosa aveva preso, e faceva finta, diceva guarda mamma pure io. Quindi nell'attesa di trovarglielo e comprarglielo, c'era questo, che non è quello proprio, però va bene, per 1,50 euro, così lo faccio, va bene, lo apro, tanto si vede. Lo faccio giocare così, era troppo, troppo tenero. Quindi questo. E poi c'era tutto un settore per un reparto, non un settore per, diciamo, lo svezzamento, piattini, tutte cose bellissime che però ho lasciato, eccetto questa a 10 euro, perché allora io ce l'ho i thermos, queste cose per portare fuori il pranzo, quel che è, però non uno grande della Kiko che non è molto pratico magari per una mezza giornata. Allora che ho visto questo, proprio bello. C'è già pure qui il cucchiaino dove poter mettere direttamente quello che c'è da mangiare, lo si può dare. Invece ne ho uno con altri contenitori che si mette dentro questo thermos, che bisogna scaldarlo prima. L'ho visto, ho detto vabbè, proviamo, sperando che con questa primavera qualche gita quest'anno la possiamo fare. Quindi ho preso questo, c'è anche bello questo qui da poter agganciare alla borsa. Allora, so che c'è una luce proprio pessima, però bello, poi per 10 euro va bene. E poi ultima cosa che avete visto alla fine, sto a fare qui, l'ho preso per 7 euro. Faremo insieme i pancake qui, che sicuramente uscirà qualsiasi cosa, ma non la faccia di Topolino, ne sono sicura. Poi magari in un prossimo vlog facciamo i pancake, magari faccio quelli al cocco che non faccio da tanto e la proviamo insieme. E basta, stop, questo è stato, questo è quanto. E adesso vado a dargli qua queste cose qui, spazzolino e il cubo e niente.
niente, io spero di avervi fatto passare, non lo so, saranno stati una ventina di minuti, boh, chi lo sa, quando edito ora vedo, in piacevole compagnia, vi mando un bacio grande, sicuramente ci saranno altri video, io come posso li faccio sempre ben volentieri, e niente, io vi saluto sola sola, soletta, e vi mando un bacio grande grande, come dice Nea, grande come il cielo, e vi... Non lo so, e niente, ci vediamo nel prossimo.